poi hai proprio scelto, il motivo forse si è capito, perché hai scelto di scrivere un brano in inglese, però non è una cosa scontata, ecco, ci hai pensato da subito, alla fine hai ritenuto che dovesse esserci questa cifra specifica di un brano in lingua inglese, ci hai pensato alla fine, e com'è stato? No, è stata abbastanza spontanea come cosa. Nel momento in cui ho ascoltato il brano, proprio la musica, la melodia, il testo non è arrivato con immediatezza di per se stesso, però la lingua inglese sì. Poi io, vabbè, insomma, la amo da sempre perché la trovo molto musicale, molto suadente, quindi mi appartiene in un qualche modo, e proprio perché questo era il primo EP ed era un modo per farmi conoscere, insomma, chi non ha avuto modo in precedenza, ho sentito l'esigenza di mettere un pezzo di questo tipo. Ti aggiungo anche in realtà che, avendo cantato spesso canzoni appunto di cantanti di colore che hanno anche vissuto periodi diciamo storici e sociali abbastanza pesanti dal punto di vista razziale, mi sono detta, cavolo, io ho sempre cantato, spesso cantato canzoni provenienti insomma da questo genere, ho cantato i loro testi, volevo che fosse un piccolo, chiaramente un millissimo omaggio a queste cantanti, sì, alla forza che poi loro hanno trasmesso, nonostante vivessero una situazione abbastanza impegnativa. Infatti, difficile. Sei riuscita a interiorizzare benissimo.